Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, la cronaca in apertura, incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Siracusa, un giovane operaio al suo primo giorno di impiego è precipitato alla tromba dell'ascensore di un palazzo in costruzione. Siamo nella zona alta della città, nella rione Pizzuta, è ricoverato al Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata. Era al suo primo giorno di lavoro il giovane operaio finito in ospedale dopo essere precipitato alla tromba dell'ascensore di un palazzo in costruzione. Da ieri pomeriggio il 25enne operaio edile siracusano si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i sanitari si sono riservata la prognosi a causa delle lesioni subite nella caduta da un'altezza di circa 9 metri. La procura eretusea ha aperto un fascicolo di inchiesta e il pubblico ministero Silvia D'Armento sta coordinando le indagini volte a comprendere le cause dell'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in un palazzo in costruzione nella zona di via Monsignor Gozzo a Siracusa. Dalle prime frammentarie ricostruzioni della dinamica dell'incidente, lo sfortunato lavoratore stava eseguendo un intervento al terzo piano dell'edificio in costruzione quando, per cause ancora tutte da verificare, avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato sotto. È stato soccorso dai colleghi che hanno compreso subito la gravità della situazione chiedendo l'intervento prima dell'ambulanza del 118. I sanitari però si sono accorti della gravità del quadro clinico e hanno fatto intervenire l'elisoccorso con cui il ferito è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono considerate molto gravi e i sanitari lo tengono sotto stretta osservazione a causa dei traumi interni subiti nell'impatto con il suolo. L'operaio è tuttora sedato. A proposito dell'incidente sul lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria puntano il dito sui pochi controlli che vengono eseguiti nei cantieri edili a causa soprattutto della ristrettezza dell'organico degli ispettori del lavoro. Abbiamo sentito in questo caso Salvo Carnevale, che è il segretario della Fillea CGIL. Un 25enne che si trova in condizioni davvero gravi all'ospedale Cannizzaro, qual è la riflessione che viene da fare in questo momento per voi sindacati? Ma la riflessione a caldo risulterebbe sempre molto retorica. L'unico dato che ci sentiamo di sottolineare in questo momento è il fatto che facendo le nostre verifiche pare che il lavoratore sia stato ingaggiato dall'impresa proprio il giorno dell'infortunio. Ora, o è una tragica casualità oppure è la conferma che il sistema non funziona, o perlomeno c'è ancora troppo lavoro nero e i dati aumentano, anche perché aumentano i dati statistici dell'occupazione nel settore. Il fatto che sia stato ingaggiato, ritorno a sottolineare questo, il giorno dell'infortunio, può essere invece il segnale che il lavoratore invece risultasse in nero al momento dell'infortunio, e poi, come spesso purtroppo capita, si corre a regolarizzare la posizione. Però voglio dire, chi dovrà controllare si renderà conto se in effetti questa segnalazione che ci sentiamo di fare corrisponde al vero. Voi però mettete anche il dito sulla piaga dei controlli istituzionali, c'è qualcosa che ancora non va? Non siamo... è il sistema che non funziona, non siamo assolutamente in grado, alle condizioni date, dal punto di vista delle risorse umane da parte degli organi di vigilanza pubblici, di controllare il territorio. Non eravamo in grado prima, quando c'erano più risorse pubbliche, quindi c'erano più funzionari. Ora, per effetto di un turnover che non funziona, non ci sono nuovi ispettori, come chiediamo da 20 anni. Voi siete anche favorevoli, insomma, al bonus, ai diversi bonus che ci sono per quanto riguarda l'edilizia, tante imprese che stanno lavorando, però? Vabbè, il bonus è stata un'invenzione dal nostro punto di vista geniale, perché ha al tempo stesso ottenuto il fatto di poter iniziare a guardare con una certa sensibilità alla questione energetica e all'efficientamento. Anche una ristrutturazione che dal punto di vista visuale risulta restituire un'immagine un po' più dignitosa degli edifici, e poi ha fatto ripartire il settore e tutto il correlato al settore.
Parliamo adesso dell'ospedale di comunità. Per la zona montana siracusana sembra proprio una prospettiva imminente perché, seppur fuori dai finanziamenti previsti dal PNRR, dove gli ospedali di comunità sono quattro nella provincia di Siracusa, però si può rientrare con fondi della regione o accordo programma quadro oppure con i fondi dell'ex articolo 20. Il quinto ospedale di comunità della provincia di Siracusa si farà, ma non con i fondi del PNRR. Dalla Commissione regionale alla salute rimbalza questa speranza soprattutto a Palazzolo Acreide, che si è candidata come luogo per ospitare un ospedale di comunità da aggiungere alla casa di comunità, che è stata inserita utilmente nella nuova rete ospedaliera della regione siciliana. Il direttore generale dell'Agenas, intervenendo lunedì alla riunione della Commissione, è stato chiaro. Non sarà possibile finanziare un quinto ospedale, però, qualora vi siano le esigenze e l'intera comunità lo richiedesse, la Regione siciliana ha gli strumenti normativi e finanziari in grado di soddisfare a questa richiesta. A seguito del confronto in Commissione Salute con l'assessore Ruggero Razza, spiega il parlamentare regionale della Lega Giovanni Cafeo, abbiamo rilevato la necessità di garantire un ospedale di comunità al servizio della zona montana di Siracusa, una possibilità che sembrava essere venuta meno in queste ore, ma che oggi ha trovato finalmente esito positivo, grazie all'impegno di fondi non provenienti dal PNRR. Come spiega il componente della Commissione Salute, il siracusano Giorgio Pasqua, la questione ospedale di comunità per la zona montana è risolvibile o attraverso l'accordo di programma quadro o attingendo i fondi della ex legge 20 del 1988, la stessa con cui sarà finanziato il nuovo ospedale di secondo livello a Siracusa. Per l'esponente della Lega Enzo Vinciullo, intervenuto nella recente riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Palazzolo Acreide, aperta alla partecipazione della Deputazione Nazionale Regionale Siracusana, i fondi da destinare al progetto di ospedale di comunità ci sarebbero e ammonterebbero a 800.000 euro. Una somma che dovrebbe essere sufficiente ad eseguire quegli interventi necessari a trasformare l'ex ostello della gioventù di Palazzolo, deputato a ospitare la casa di comunità, in un ospedale dotato di 20 posti letto. Sempre in tela di ospedale di comunità, uno spiraglio di speranza si apre anche per Pachino. È stato confermato l'ospedale di comunità di Pachino, ha detto Cafeo, indispensabile per delineare finalmente un quadro della sanità nel siracusano quanto meno omogeneo, in attesa ovviamente del completamento di quello che dovrà essere il fiore all'occhiello dell'intera provincia, ovvero il nosocomio di secondo livello nel capoluogo. Esprime soddisfazione il Presidente dell'Unione dei Comuni Montani, Alessandro Caiazzo, sulla possibilità di un quinto ospedale di comunità a Palazzolo Acreide, ribadisce inoltre la richiesta di ambulanze medicalizzate. L'istituzione del quinto ospedale di comunità a Palazzolo Acreide è una vittoria di tutti, senza medaglie personali. Non importa che i fondi non arrivino dal PNRR, importa che vengano stanziati dalla Regione Siciliana. E quanto afferma con soddisfazione il presidente dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, Alessandro Caiazzo, che sottolinea inoltre l'importanza dei servizi territoriali di prossimità. Non può che essere una vittoria questa, quella di aver ottenuto il quinto ospedale di comunità nella zona montana, il quinto ospedale di comunità della zona della provincia di Siracusa, ancorché i fondi non derivino dagli interventi previsti dal PNRR, ma fondi regionali. Questo poco importa perché a noi interessava il risultato. È chiaro, e lo voglio precisare, questa è una vittoria di tutti, nessuno può appendersi medaglie personali perché stiamo parlando di una battaglia che abbiamo compiuto tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, la deputazione regionale che era presente, la società civile che era presente, tutti i consiglieri presidenti dei consigli comunali e quanti hanno avuto, diciamo così, modo, e senza dimenticare chiaramente la rappresentanza sindacale, e quanti hanno avuto modo di partecipare sia al Consiglio dell'Unione dei Comuni del 10 febbraio, sia al Consiglio del Comune di Palazzolo Acreide, il Consiglio Aperto, dove si è ulteriormente reiterata la richiesta dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, e quindi poi accogliamo definitivamente con favore la decisione della Commissione Sanità, che se dovesse essere confermato al Governo regionale ci farà tanto piacere. È il momento ora di pensare ai servizi territoriali di prossimità, è il momento di chiedere a gran voce l'istituzione di ambulanze 118 medicalizzate in tutti i comuni della zona montana,
che garantiscano gli stessi diritti nei tempi di intervento che hanno gli altri cittadini appartenenti alle zone costiere, anche perché gli stessi adempiono ai medesimi doveri. Quindi questa è una richiesta che partirà a brevissimo. Intanto siamo lieti di quello che si è deciso e speriamo che il tutto possa avvenire in fretta. Un incontro per far chiarezza, soprattutto ai giovani, sulla guerra in Ucraina. Storia, testimonianze e analisi della crisi in corso. Spogliarsi delle proprie idee e di ciò che raccontano i media e fare chiarezza obiettiva riguardo le motivazioni della guerra in Russia o Ucraina, analizzare gli aspetti geopolitici, capire le posizioni politiche e militari degli Stati Uniti. Dallo scioglimento dell'Unione Sovietica ad oggi, cosa ha portato al conflitto? Questo è il senso del convegno di questa mattina organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Siracusa. Il senso della giornata è spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire esattamente una guerra, che non è soltanto quello che vediamo in televisione, ma che ci sono dietro dei motivi geopolitici molto più complessi e che soprattutto la guerra non è quella del cinema. La guerra sono morti, sono civili e sono tragedie. È stato molto importante sottolineare doversi spogliare delle proprie idee. Certo, è una questione basilare di tutti i concetti geopolitici, cioè astrarsi dalla propria dimensione culturale e comprendere le ragioni che hanno portato al conflitto sia da una parte che dall'altra, non facendo riferimento chiaramente ai nostri valori occidentali, perché ci rendono impossibile la comprensione dei fatti. Veramente così doloroso tutto che succede lì. Non si può immaginare neanche un sogno più terribile, perché da noi arrivano tanti messaggi da diverse parti di Ucraina. Qualcuno dice che ci sono bambini che sono rimasti orfani, aiutate a trovare la nuova famiglia perché i genitori sono morti dopo fortissimi bombardamenti a città di Kharkiv. Per esempio a Sortino ci sono tante famiglie che hanno adottato i bambini da Kharkiv e i russi hanno bombardato anche orfanotrofio, non dico di ospedali e tanti, tanti altri palazzi. Arrivano messaggi che alcuni stanno sotto terra, sotterraneo, e non hanno cibo, non hanno vestiti, non hanno pannolini. Alcune donne stanno partorendo sotto terra perché hanno paura di uscire fuori. Stamattina mi è arrivato il messaggio di mia connazionale in Italia che sta organizzando, c'è una profuga con la bimba, mi dicevi che avevo in contatto, io sì, vi metto subito in contatto. Stiamo cercando di stare uniti e di raccogliere, perché infatti se volete dare i miei contatti per chi interessasse aiutarci, io ci sono, dalla mattina alla sera rispondo al telefono. Ai parenti nel tuo paese? Kiev, non a Kharkiv, però a Kiev. Siete sempre in contatto? Siamo in contatto, certo, ma io, guardate, io non so che fare, come... Cosa ti raccontano, cosa si vive lì? Mamma mia, paura, paura. Posso chiederti nella tua lingua di mandare un messaggio all'Ucraina e poi tradurci quello che dici? Sì, allora, se bude, Ucraina, i slava ucraini, героям слава. Allora, queste sono due cose. La prima vuol dire andrà tutto bene, e invece l'altra frase è gloria all'Ucraina, e la risposta è gloria agli eroi. Fiera veramente di come stiamo resistendo. Chi ha diciamo spiegato le ragioni di quello che sta succedendo? Audizione ministeriale Siracusa Capitale della Cultura Italiana 2024. Domani alle 9 ci sarà l'audizione, sarà concentrata in un'ora e sarà trasmessa su YouTube in streaming diretta. Sono cominciate oggi le audizioni pubbliche di presentazione e di approfondimento dei dossier di candidatura a Capitale Italiana di Cultura 2024.
La prima città ad essere audita è stata Ascoli Piceno. Domani invece tocca a Siracusa che con la stessa Ascoli Piceno, ma Chioggia, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, l'Unione dei Comuni Pestum, Alto Cilento, Viareggio e Vicenza sono finaliste del concorso. Siracusa sarà audita domani a partire dalle 9 in videoconferenza. Come per le altre città, l'audizione avrà una durata di 60 minuti, 30 dei quali dedicati alla presentazione del progetto e altri 30 per una sessione di domande effettuata dalla giuria. Giuria che è presieduta da Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, della quale fanno parte Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Maria Luisa Catoni, ordinaria di archeologia della Scuola Alti Studi di Lucca, Beniamino De Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti, Stefania Mancini, consigliere delegato della Fondazione Charles Mang e vicepresidente vicario di Assifero. Luigi Mascheroni, giornalista e docente all'Università Cattolica di Milano, e Giuseppe Piperata, ordinario di diritto amministrativo allo UAV di Venezia. Entro il 29 marzo la giuria raccomanderà al Ministro della Cultura la candidatura del Comune, della Città Metropolitana o dell'Unione dei Comuni ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2024, dandone così opportuna motivazione. Cala sensibilmente la curva epidemica in Sicilia. Nelle ultime 24 ore dimezzati nuovi positivi con l'incidenza scesa al 10%, in forte diminuzione anche i ricoveri ospedalieri. Netto calo della curva epidemiologica in Sicilia nelle ultime 24 ore, dimezzati i nuovi contagi, con un tasso di positività che scende al 10%, il più basso degli ultimi mesi. Continuano a diminuire i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive. Sono 3.450, di cui 1.533 relativi ai giorni precedenti, i nuovi positivi al coronavirus, secondo l'ultimo dato registrato ieri sera, a fronte di quasi 35.000 tamponi processati. Tutte le province siciliane in consistente diminuzione di casi, ad eccezione soltanto di Caltanissetta. Quasi dimezzati i contagi a Siracusa in un sol giorno. Questo con quel report dei nuovi positivi nelle province dell'isola: 420 ad Agrigento, 148 a Caltanissetta, 660 a Catania, 79 a Enna, 406 a Messina, 738 a Palermo, 317 a Ragusa, 367 a Siracusa, 315 a Trapani. Sul fronte ospedaliero, il dato dei ricoveri per coronavirus vede un forte decremento complessivo di 40 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Gli ospedalizzati con sintomi sono adesso 1.131. In terapia intensiva sono in cura 65 persone, 7 in meno rispetto al giorno prima. Il dato dei guariti è pari a 2.344 persone. Più o meno stabile il numero dei decessi, 36, ma soltanto uno riferito a ieri, tutti gli altri ad un periodo compreso tra l'1 marzo e il 16 gennaio. I tamponi molecolari processati sono stati 6.046, i tamponi rapidi 28.865. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 10.175.106. Con questo servizio chiudiamo la prima parte del telegiornale. È stata comunque con noi, seconda parte, ancora tanti servizi a vedere insieme, soprattutto la cronaca. Ci vediamo tra poco. Professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. La vita è la somma delle scelte che decidiamo di fare ogni giorno. Scelte a volte facili, altre meno. Uscire di casa o farsi consegnare l'ordine. Pesce fresco o surgelato. Carne o vegetali. Vino o birra.
Alcune di queste scelte ci porteranno a vivere momenti speciali che ricorderemo per sempre. Questi momenti sono fatti della qualità dei dettagli che li compongono. Che tu sia un privato o un utente professionale, che tu scelga di cucinare per amore o per passione, scegli Alta Sfera. Dissalatori e depuratori d'acqua. Da 40 anni per la nautica, per l'industria, per la casa. Selmar is the way. Lo sapete, mamma e papà? Con la detrazione fiscale, il depuratore d'acqua costa la metà. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. La cronaca ci porta nel capoluogo perché è stato arrestato un fidanzato violento. Deve rispondere addirittura ai sequestri di persone e maltrattamenti. L'operazione portata a termine dai poliziotti. Sentiamo i particolari. L'intervento di due amiche ha permesso a una donna di uscire dall'incubo in cui l'avrebbe cacciata il suo ex compagno. L'ennesimo gesto è costato l'arresto ai danni dell'uomo destinato agli arresti domiciliari. La vicenda ha inizio il 3 dicembre, quando gli agenti alle volanti sono intervenuti in un appartamento di Viale Santa Panagia per la segnalazione di un'aggressione ai danni di una giovane donna. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la donna, che presentava l'occhio sinistro tumefatto, un taglio al cuoio capelluto e varie chimosi agli arti, e che stava recandosi in ospedale accompagnata da due amiche. Dalle prime dichiarazioni della donna è stato appurato che era stata aggredita dal proprio fidanzato con un tubo di metallo. I poliziotti hanno raggiunto l'appartamento, dove hanno trovato il responsabile dell'aggressione, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per lesioni personali aggravate. A seguito della perquisizione e l'abitazione, gli agenti hanno rinvenuto vari tipi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish, cocaina e chetamina, e poi la somma di 1.200 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Per questi motivi il 35enne era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. A seguito di ulteriori accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile, il 28 febbraio la sezione di polizia giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero Carlo Nea Parodi, a seguito dell'ordinanza emessa dal GIP del tribunale di Siracusa Piccione, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell'uomo, perché si è reso responsabile di reati di sequestro di persone e maltrattamenti. Dalle indagini è emerso un contesto di continue violenze subite per diversi mesi dalla vittima, tanto da rendersi opportuno il suo successivo collocamento in una casa famiglia per esigenze di protezione, ma anche per supporto psicologico, attivando il cosiddetto codice rosso. Le indagini hanno accertato che quello che poteva apparire come un'episodica manifestazione violenta ai danni della convivente si è acclarata come una situazione di sistematica vessazione di violenza fisica e psicologica subita per lungo tempo dalla vittima. È stato accertato che la donna è stata persino segregata all'interno dell'abitazione in uso all'uomo, con l'impossibilità di potersi allontanare e con contestuali atti di minaccia e violenza fisica e lesioni gravi nei suoi confronti, oltre che privazione della libertà anche solo di comunicare con l'esterno. L'incubo della donna è finito solamente grazie all'intervento delle due amiche che, preoccupate di non avere più sue notizie, si sono recate allo domicilio dell'arrestato e, trovandolo in disperate condizioni fisiche e psichiche, l'hanno di forza trascinata fuori, di fatto liberandola, per poi affidarla in custodia al personale delle volanti che era intervenuto. Sempre in tema di violenza sulle donne, a Rosolini i carabinieri hanno arrestato un uomo, un avolese, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. I particolari. Ancora episodi di violenza nei confronti delle donne. A esserne protagonista e negativo stavolta è un avolese che aveva preso di mira la sua ex compagna, tempestandole di telefonate e di messaggi al punto da renderle difficile la vita. I carabinieri della stazione di Rosolini, a conclusione delle indagini che sono state portate a termine in collaborazione con personale dell'aliquota operativa della compagnia di Noto, hanno arrestato un 31enne avolese per atti persecutori ai danni dell'ex compagna. La donna ha trovato il coraggio di denunciare più volte ai carabinieri il comportamento molesto dell'uomo, che consisteva soprattutto in centinaia di chiamate e messaggi al giorno e in veri e propri appostamenti sotto la sua abitazione.
i comportamenti dell'uomo l'hanno così costretta a cambiare le proprie abitudini per scampare alle pressioni dell'ex. L'intervento dei carabinieri e anche della procura di Siracusa ha interrotto questa spirale di violenza psicologica con l'arresto dell'uomo, che è stato tradotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L'attenzione verso questi reati gravissimi è sempre molto alta da parte delle forze dell'ordine e le relative indagini sono una priorità per l'Arma dei Carabinieri, che invita tutte le vittime di violenza a denunciare senza esitazione per evitare il rischio di ben più gravi conseguenze. Clamorosa svolta alle indagini per la morte di Vincenzo Blanco, il 36enne netino morto carbonizzato la notte del 15 febbraio tra le fiamme che hanno divorato l'appartamento di Via Dogali. Le indagini dei poliziotti, con il coordinamento del pubblico ministero Marco Dragonetti, hanno permesso di comprendere che non ci sia stato nulla di accidentale in quell'incendio. Due persone sono state poste in stato di fermo di polizia giudiziaria perché c'era la preoccupazione che potessero fuggire, dovendo adesso rispondere del reato di omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, due avrebbero eseguito un atto intimidatorio nei confronti di Blanco, che però è sfuggito di mano, provocando la morte del malcapitato, del quale oggi si celebrano i funerali. L'abitazione di Via Dogali, nel centro storico di Noto, era stata posta sotto sequestro da parte della magistratura. Sui resti di Blanco era stata eseguita l'autopsia per avere un quadro ancora più chiaro della situazione, ma sono state le indagini dei poliziotti a chiarire tutti i vari passaggi e il retroscena abbastanza raccapricciante. La vittima è stata sorpresa, come si ricorderà, nel sonno, mentre le fiamme hanno distrutto la sua abitazione. La tragedia si è consumata la notte e nel pieno centro storico. Sono stati vicini di casa a dare l'allarme dopo aver visto fiamme e fumo uscire dalla casa, ma all'arrivo dei primi soccorsi per il 32enne ormai non c'era più nulla da fare. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e entrare nell'abitazione, hanno riscontrato la presenza del cadavere carbonizzato dell'inquilino. Adesso la svolta alle indagini con il fermo dei due indiziati di delitto. Cambiamo argomento, la problematica pediatrica e l'ambulanza accessibile Fontane Bianche ripartono i servizi, così come disposto dalla direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale. Sentiamo. L'ASP di Siracusa ha nominato il pediatra Francesco Azzaro per eseguire il servizio di pediatria accessibile a Fontane Bianche, che dall'inizio dell'anno era stato sospeso. Il medico sarà disponibile nelle giornate di lunedì e di venerdì dalle 16 alle 17 nei locali della Guardia Medica di Via dell'Iris al Civico 8. La problematica era stata sollevata due settimane addietro dal Comitato dei Cittadini, che lamentava l'interruzione dei due servizi fondamentali per l'emergenza e per l'erogazione della pediatria. Il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha trasmesso alla SEUS, ente che gestisce il servizio ambulanza in Sicilia, la richiesta di estendere il servizio ambulanza H24 nel territorio servito dalla stazione di Fontane Bianche. Per il Comitato dei Cittadini si tratta di un bel passo in avanti, esprimendo soddisfazione soprattutto per il raggiungimento del ripristino del servizio della pediatria che potrà essere ulteriormente esteso nei giorni e nell'orario dopo che gli utenti avranno aderito. I residenti hanno anche espresso esigenza dell'assegnazione del pediatra e adesso potranno fare una richiesta tramite gli uffici dell'ASP in modo che il servizio possa essere immediatamente erogato. Il Comitato dei Cittadini ringrazia il dottor Azzaro per aver raccolto la richiesta dei cittadini, dando così la propria disponibilità. Documento strategico della mobilità ferroviaria, c'è l'ok della Commissione Trasporti della Camera, ma che cosa è previsto per la Sicilia e per le province del sud-est? Vediamolo e sentiamolo in questo servizio. Parere favorevole della Commissione Trasporti della Camera al documento del Ministero delle Infrastrutture sul documento strategico della mobilità ferroviaria. In queste settimane è stato analizzato il documento, che traccia le linee generali degli investimenti ferroviari nei prossimi 5 anni nell'ambito del contratto di programma con RFI 2022-2026. La volontà espressa è quella di proseguire la campagna di investimenti avviata, specie in occasione del PNRR. Il principio guida deve essere quello per cui le opere già finanziate vanno completate, evitando
cercando differimenti eventuali. Con lo stesso rigore, dice il parlamentare siracusano Paolo Ficarra, che è vicepresidente della Commissione Trasporti, abbiamo chiesto al Ministero attenzione, oltre che all'alta velocità, anche alla rete ferroviaria interregionale, utilizzata oggi ad esempio dal servizio Intercity giorno e Intercity notte, un servizio che deve fungere da anello di congiunzione tra l'alta velocità e il trasporto regionale. Il vicepresidente della Commissione Trasporti ha verificato che vi fossero garanzie precise sugli investimenti per i prossimi anni anche in Sicilia. Nelle osservazioni inserite nel parere è stata sottolineata la necessità di accelerare i lavori per il raddoppio della Catania-Palermo. L'opera è divisa in due macrofasi, adesso interamente finanziata con 6 miliardi e recentemente completata quanto a dotazione finanziaria grazie all'anticipazione dei fondi FSC 2021. Ci sarà da attendere che alcuni lavori possano eseguirsi in contemporanea per le due macrofasi, accorciando sensibilmente i tempi inizialmente previsti. Per quel che riguarda la provincia di Siracusa, è stato richiesto l'adeguamento della Siracusa-Catania anche alla luce del previsto e finanziato collegamento ferroviario con il porto di Augusta. La tratta deve essere ideale per il passaggio anche di treni merci con standard moderni da rete europea TEN-T. Questo ancora, dice il parlamentare siracusano, guardando ancora al sud, importante la previsione di un nuovo tracciato da Ragusa a Catania e non da Ragusa a Vizzini, come indicato dalla regione, con passaggio dall'aeroporto di Comiso con perfetta intermodalità, il tutto con la garanzia della dovuta tutela paesaggistica del costituendo Parco degli Iblei. Il Consiglio Comunale di Solarino continua a bloccare l'approvazione del bilancio di previsione, la denuncia sui social da parte del sindaco Sebastiano Scorpo. Il Consiglio Comunale di Solarino sta causando una paralisi amministrativa in vista delle prossime elezioni di primavera. E quanto emerge dal grido di allarme lanciato dal sindaco Sebi Scorpo, che sui social ha messo in risalto l'incresciosa situazione che si è venuta a creare. L'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, che ha già incassato l'ok della Giunta a dicembre, per l'ennesima volta ha visto il rinvio da parte del Consiglio Comunale. Ancora uno stop al fondamentale strumento economico amministrativo che sarà posto di nuovo all'esame del Consiglio Comunale non prima del 30 aprile. Gli effetti sono che non possiamo dare, andando in esercizio provvisorio, alcuni servizi importanti come l'ASECOM, sostegno ai bambini e ai ragazzi della scuola. Non possiamo attuare progetti di educazione, di legalità, di pronto soccorso psicologico, ne avevamo diverse da poter metterne in campo, così come tutti quei servizi sociali indispensabili con fondi comunali rimangono bloccati perché possiamo lavorare in dodicesimi e quindi non possiamo proseguire con i servizi che sono e riteniamo importanti. Avevamo anche il progetto dei loculi cimiteriali, vorrei l'obbligo parlare con gli atti davanti, 208 loculi cimiteriali, 188 urne cinerarie e 9 aree cimiteriali per tombe. Dopo aver allargato il campo di inumazione, quindi rimane a disposizione in questo momento solo il campo di inumazione. I consiglieri hanno prodotto degli emendamenti che hanno avuto parere contrario, ma hanno purtroppo sbagliato ad emendare anche gli emendamenti, perché prendono i fondi da missioni, da capitoli che non li possono prendere, però poi con un assordante silenzio rinviano il Consiglio perché questi emendamenti non sono stati discussi. Uno tra i tanti, prendono i soldi per investimenti dai fondi statali, per emendarli, per portarli ad altri capitoli dove praticamente i primi non possono essere toccati. Tutto questo con un assordante silenzio. Ovviamente parliamo dei consiglieri Gianni, Valenti, Mazzarella, Di Noto, Oliva e Pricone. Nella prima parte abbiamo parlato di come la provincia di Siracusa sta reagendo alla guerra in Ucraina e adesso ci trasferiamo a Lentini, dove ieri sera c'è stata una fiaccolata proprio per la pace. Si sono unite anche le voci dei lentinesi al coro che da ogni parte del mondo chiede che venga ristabilita la pace tra Russia e Ucraina. Uomini, donne e bambini sono scesi in piazza per questa fiaccolata, dove a brillare è soprattutto la luce della speranza. Speriamo che finisca al più presto e che ci sia una soluzione diplomatica soddisfacente. Qual è la vostra speranza per questa guerra?
che passi in fretta e soprattutto che i bambini riescano a superare anche questo momento difficile, perché già hanno vissuto un momento abbastanza difficile con questa pandemia. Cosa hai provato quando hai visto le prime immagini al telegiornale? Di più ho provato angoscia e paura, anche per tipo arrivavano qua, e quindi ho provato di più paura per tutto. Speriamo che questo personaggio inqualificabile non imiti un altro personaggio che negli anni 20 rovinò l'Europa e ci portò alla Seconda Guerra Mondiale. Questo rischia di farci diventare come allora. Però in questa occasione le conseguenze saranno ancora più gravi, perché come lui stesso ha minacciato, la bomba atomica non la perdona nessuno. E quindi se alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Europa era distrutta, questa volta sarà il mondo distrutto. Lei ha più volte espresso la sua preoccupazione pubblicamente in merito a questa situazione tra Russia e Ucraina. Quali sono le maggiori paure per il territorio siciliano e in particolare per la città di Lentini? Le paure non ci sono né per la città di Lentini né per il territorio, nel senso che è una preoccupazione mirata al fatto che la base di Sigonella comunque è sempre in prima linea, e poi maggior ragione lo è quando i venti di guerra diventano più pressanti. La preoccupazione è di riflesso, perché noi abbiamo 70 cittadini lentinesi che lavorano a Sigonella e loro chiaramente sono preoccupati. All'interno delle famiglie portano queste preoccupazioni, la nostra è una comunità unita e piccola, quindi 70 famiglie preoccupate diventa una preoccupazione per tutti quanti. Poi non penso che possano arrivare le conseguenze dirette sul nostro territorio. Dovesse diventare la guerra ancora più incalzante e Sigonella diventare prima attrice nelle operazioni di guerra con interventi che partono militari e partono Sigonella, potrebbe cambiare tutto il quadro e quindi potrebbe diventare ancora più preoccupante. Per il momento siamo moderatamente tranquilli, siamo sempre vigili ma moderatamente tranquilli. Qual è il suo messaggio di speranza? Che la diplomazia internazionale riesca a far ragionare chi comanda in questo momento la Russia e possa essere più pressante nel far capire che il territorio si deve autodeterminare senza pressioni esterne e senza invasione da parte di altri popoli. Una nazione deve poter avere il diritto di vivere in pace senza oppressione da parte di nessuno. Il messaggio di speranza è che dobbiamo combattere per la pace in tutti gli angoli del mondo. E quindi diciamo: spegnete le armi, accendete il confronto e il dialogo tra le parti per arrivare a una pace costruita con il consenso di tutti. Adesso le previsioni meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che sarà un po' particolare perché da un lato vedrà un sistema nuvoloso dal Mediterraneo occidentale avvicinarsi all'Italia e dall'altro correnti fredde provenienti dall'est Europa continuano a puntare verso il nostro paese. Vediamo la nuvolosità attesa dalle nostre parti e vediamo proprio due distinti sistemi nuvolosi, uno che arriva dal Mediterraneo, uno che arriva dall'Europa centrale. Ebbene, come precipitazioni per il momento vince il secondo di questi sistemi nuvolosi, quindi qualche pioggia interessa all'Italia centrale con anche qualche nevicata sull'Appennino. A fine giornata però la perturbazione mediterranea raggiunge il sud Italia, quindi in definitiva ci attendo venerdì che al nord rimarrà sempre l'insegna del sole, solo qualche nuvola a ridosso delle zone montuose, molta variabilità invece nel centro Italia con delle piogge, delle nevicate sull'Appennino, piogge comunque non particolarmente diffuse e insistenti, però giornata piuttosto variabile, e poi alla fine del giorno peggiora anche al sud. Temperature relativamente contenute a inizio giornata e anche le massime rimangono per lo più sotto i 15 gradi. Per tutti i dettagli sulle vostre località scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo. Con
Con le previsioni meteo si chiude questa edizione del telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie ancora. Arrivederci.